benvenuti in questo nuovo video. Finalmente riesco a girarvi questo video haul. Finalmente, perché in realtà è una vita che ho comprato questi prodotti, ma non ero ancora riuscita a girarvi il video. Finalmente riesco a farlo e posso finalmente parlarvene. Non vedevo l'ora perché sono prodotti molto interessanti. In realtà alcuni ho già iniziato ad utilizzarli, li ho proprio in uso in questo momento. E vi spiego subito di cosa si tratta. Sto parlando dei prodotti di due brand, diciamo possiamo definirli di origine balcanica, diciamo così, che sono Dottor Konopkas e Natura Estonica. E sono brand di cui io ho sentito parlare grazie a Sara Cosmesi, che ne ha parlato diverse volte nei suoi video, soprattutto per quanto riguarda i sieri viso e la crema, le creme contorno occhi, che lei ha acquistato e riacquistato più volte. Sono, diciamo, brand low cost con prezzi veramente contenuti, e brand certificati, eco-bio, quindi prodotti ottimi a un prezzo veramente accessibile. E quindi, insomma, ne ho sentito parlare da lei in alcuni video e ho quindi deciso di provare ad acquistarli perché mi avevano proprio incuriosito. Io ho acquistato su un sito che si chiama Biovita, che era stato consigliato sempre da Sara Cosmese in uno dei suoi video. E in realtà, allora, sono rivenduti in altri siti, ma non sono proprio di facile reperibilità, diciamo così. Per esempio, Ecoverde, a meno che ha fatto qualche cambiamento ultimamente che io non so, per esempio, però su Ecoverde non si trovano. Si trovano su Bio Emporio Natura, se non sbaglio, ma forse con un prezzo leggermente maggiore. E su, insomma, altri siti, comunque poi se cercate, scrivete in internet, trovate tutto. Io comunque questo sito Biovita ve lo consiglio perché ha dei prezzi molto bassi. La spedizione è stata abbastanza rapida. Ho avuto un piccolo problema con l'ordine perché ho sbagliato e ho inserito un prodotto due volte e ho quindi contattato subito il servizio clienti e la proprietaria o comunque chi gestisce il sito ha provveduto, insomma, a rispondermi tempestivamente, a risolvere il mio problema senza alcun tipo di polemica né niente. Anzi, comunque, essendo stato un errore mio, poteva benissimo lavarsene le mani. E invece è stata molto gentile e mi ha anche fatto un omaggio. E comunque adesso con calma vi dico tutto quanto. Allora, il tutto è arrivato appunto qua dentro. All'interno c'era la cartolina del sito, appunto Biovita, che è questo qui. Ripeto, lo trovate anche altrove, però io vi segnalo questo perché comunque mi sono trovata bene. Ho ordinato solo una volta e ho ordinato solo questi prodotti. Non è un sito molto fornito, nel senso che non ha tante cose, ma giusto due o tre marchi. Questi due, quindi Dottor Konopkas, che è difficile pure da dire, Dottor Konopkas, Natura Estonica, e poi aveva Biovegan, aveva come si chiama? Organic Shop, Oma Gertrude, se non sbaglio, e boh, qualche altro brand, ma non tanti. Se non sbaglio, e se ho capito bene, dovrebbero avere un negozio fisico, quindi dovrebbe esserci un piccolo negozio che poi fa anche appunto la rivendita online. Vediamo se trovo anche la bolla, così vi dico anche un po' i prezzi, perché qua c'è un casino. Poi nella stessa scatola ho messo dentro anche altra roba e non so più. Allora, vediamo. Sì. No, questo è l'avviso. No, non è quello che cercavo. Mannaggia, non riesco a trovare. Sa che non c'è la bolla proprio con i prezzi. Dovrei prendere il telefono, ma siccome è in carica non posso staccarlo, se no mi si spegne, e andare a riguardare l'ordine per vedere i vari prezzi.
Vabbè, comunque se andate sul sito poi li trovate. Io tra l'altro sono stata molto fortunata perché quando ho fatto io l'ordine c'erano in corso alcune promozioni sia per quanto riguarda il brand Dottor Konopkas che per quanto riguarda il brand di Natura Estonica. Con Natura Estonica omaggiavano di una crema viso acquistando mi sembra 4 prodotti se non erro sì, 4 prodotti mi sembra omaggiavano di una crema corpo, mentre o forse meno, insomma non mi ricordo, comunque c'era con uno un omaggio una crema corpo, con Dottor Konopkas invece c'era in omaggio una crema viso se non sbaglio. Purtroppo vediamo se questo qua, no, questo è lo scontrino. Io in tutto per questi prodotti che vi mostrerò ho speso 40,7 centesimi, quindi 40 euro, e c'è proprio lo scontrino così perché appunto credo che l'abbia fatto il negozio e poi mi ha fatto il pacchetto con la spedizione. Biovita di Litvinova Daria, quindi anche lei deve essere di origini, insomma, di quelle parti lì, Estonia, quelle zone, insomma, e probabilmente li riceve dal suo paese e poi li rivende in Italia, non ho idea, insomma. Comunque, mi spiace questa cosa dei prezzi, se l'avessi fatto subito probabilmente mi ricorderei i prezzi precisi, se avessi girato subito il video, e invece così non me li ricordo proprio, però ecco, comunque sono prezzi bassi. Allora, vi mostro subito i campioncini che mi ha inserito, e mi ha messo del dottor... due piccole parole sul brand Dottor Konop, diciamo, a me aveva incuriosito perché non avevo sentito parlare appunto da Sara Cosmesi e lo descriveva come comunque un buon marchio con dei buoni prodotti, soprattutto con un ottimo rapporto qualità prezzo, perché appunto sono prodotti biologici con buonissimo inci, molto validi ma con prezzi contenuti. Su diversi siti in realtà li ho visti e i prezzi variano, su questo sinceramente erano quelli più bassi che io ho trovato sul mercato, almeno per il momento e quando ho acquistato io, considerando poi le promozioni questo era il sito che mi conveniva di più. Dottor Konopkas è un brand che nasce negli anni 30 circa, 1932 se non sbaglio, quando appunto Dottor Konopkas aprì una farmacia a Tallinn, che è appunto la capitale dell'Estonia, e da lì insomma inizia a sviluppare le sue formule finché poi negli anni più recenti sono state diciamo riformulate queste formule per creare i prodotti che abbiamo poi noi ora. Sono prodotti con un packaging che a me piace tantissimo perché hanno questo aspetto un po' vintage che mi piace veramente veramente tanto, e quindi insomma mi ha incuriosito come brand, così come anche Natura Estonica, che anche lì non mi sono informata tantissimo, però da come si chiama il brand, come dice il nome stesso, Natura Estonica, appunto un brand che ha quelle origini, e insomma mi sono piaciuti molto, soprattutto allora il Dottor Konopkas, proprio come anche packaging, sono molto 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 carini. Comunque adesso vi mostro tutto. Allora, che campioncini mi ha messo? Mi ha messo anti-air loose shampoo, quindi credo sia anticaduta, un shampoo anticaduta, e me ne ha messi due uguali, questi due. E poi ho un campioncino di una crema corpo Alici di appunto Organic Shop, questa qui. Poi siccome gli ho detto appunto che era una youtuber, avevo un canale, mi ha mandato da provare anche il dentifricio, quello nero, questo qui. Anche questo è vegano e sono molto curiosa di provarlo. La marca è Ecodenta Extra, comunque dentifricio nero sbiancante a base di carbone, menta e estratto di tè verde, e niente, vedremo.
Mi dispiace soltanto di averci messo veramente così tanto a girare il video, perché magari si aspettava, insomma, che ne parlassi prima e invece non l'ho ancora utilizzato. Però sicuramente quando lo utilizzerò ne parlerò, anche solo per correttezza, perché comunque mi è stato omaggiato, quindi due parole sicuramente ve le dico a proposito di questo prodotto, quando appunto l'avrò utilizzato. Poi, allora, partiamo da Natura Estonica e partiamo da due prodotti che io sto già utilizzando, che sono il tonico viso e il siero idratante. Allora, questi hanno un prezzo, vi dico quello che più o meno mi ricordo, ma poi controllate perché potrebbero cambiare, anche perché erano già scontati sul sito. E quindi c'era la barra con il prezzo nuovo e in più, ripeto, ho usufruito di alcune promozioni, per cui controllate che è meglio. Però ho voluto prendere, io diciamo che l'ordine è partito prevalentemente per i sieri, quindi non potevo farmi mancare questo siero viso. Questo è un siero viso alla sofora giapponica, che è una pianta, però non so di preciso che pianta sia, però comunque è un siero che va bene per pelli normali e secche. Io non ho la pelle secca, però ho la pelle disidratata, quindi mi sono concentrata più sul fatto che questo fosse un booster di idratazione, che è quello di cui io comunque ho bisogno, pur avendo una pelle mista. E appunto contiene sofora giapponica e biolotus con acido ialuronico, proteine del latte, vitamina C, è eco-friendly con il 95,5% di ingredienti di origine naturale, no parabeni, no oli minerali, eccetera eccetera. Le scritte ovviamente sono tutte in inglese, francese, tedesco, e morire che c'è l'italiano, esatto, vabbè, fa niente. E mentre questo invece è il tonico della stessa linea. Tra l'altro, cosa è successo? Che io appunto per sbaglio ho ordinato due volte il tonico, ma lo stesso, quindi neanche di una linea diversa, ma sempre alla sofora giapponica, perché insomma si vede che l'ho aggiunto nel carrello e per sbaglio non mi sono accorta che ce l'avevo già messo, l'ho aggiunto la seconda volta, quindi l'ordine è partito con due tonici, al che io ho contattato appunto la proprietaria, gli ho detto di questo disguido e se poteva sostituirmi lei il tonico con il tonico doppio, con un prodotto simile o insomma un tonico di un'altra linea, piuttosto che io gli ho chiesto la cortesia di sostituirmelo con un contorno occhi, visto che ero indecisa se prendere o no alcuni, adesso non mi ricordo di preciso quale di questi prodotti, gli ho detto se si poteva sostituire e poi eventualmente mi faceva sapere quant'era la differenza, che gli avrei pagato la differenza. In realtà credo che ci fosse una differenza di qualche centesimo tra questo e il prezzo del contorno occhi che io gli ho chiesto, e non mi ha in realtà chiesto nulla, quindi semplicemente all'interno poi di questa scatola mi ha messo il prodotto sostitutivo e non mi ha più proprio chiesto nulla, quindi non mi ha messo un tonico, non mi ha messo un prodotto di uguale valore, insomma io gli ho detto non ne voglio due doppi, poi veda lei quello che riesce a fare, se riesce a mettermi il contorno occhi che volevo bene, se devo aggiungere qualcosa glielo aggiungo. Se no, insomma, veda lei, mi metta qualcosa che abbia pari valore, beh, l'importante è che non mi metta due tonici uguali. E invece lei è stata molto carina, che comunque, anche se costava leggermente di più, mi ha messo quello che volevo senza chiedermi nulla. Allora, questo lo sto già usando, appunto, e anche il siero. Allora, questo è assolutamente molto molto, e sono gli unici due prodotti di cui vi dico due parole perché il resto non ho provato nulla, quindi per la recensione ci dovremo riaggiornare. Però di questo già vi dico che mi piacciono tutte e due moltissimo. Mi piace il profumo molto 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 delicato, il tonico è idratante, non dà nessun tipo di effetto tiraggio sulla pelle, non è uno di quei tonici astringenti che sentite poi appiccicosi, ma è molto 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 delicato, idratante, lascia la pelle bella liscia. Mi è piaciuto, costa poco perché sarà costato sui 3-4 euro per
200 ml. Io mi dispiace tanto di non riuscire a dirvi i prezzi più precisi, ma purtroppo la bolla all'interno non c'è. Però comunque un prezzo, sapete che io comunque vado sempre sul low cost e cerco sempre di risparmiare il più possibile. E quindi calcolando che comunque per esempio gli idrolati della saponaria, per farvi un esempio, sono 100 ml e costano 3,50 euro, 3 euro se lo trovate in offerta. Comunque anche se fosse costato 5 euro per 200 ml, comunque è un ottimo prezzo. E come vedete appunto sono più o meno a metà, no neanche, sono arrivata qui. Io li alterno, quindi questi due prodotti non li uso tutti i giorni e sempre loro, ma siccome ho diversi prodotti aperti, li alterno ad altri. Il siero anche mi è piaciuto tantissimo, ha una consistenza in gel lattiginoso, ecco qui. Ho le mani tutte sporche dal lavoro, vabbè, trasparente, fresco, leggerissimo, lascia la pelle liscissima, asciuga subito, una sensazione molto molto bella sulla pelle. Questi sono 30 ml, quindi diciamo formato classico di un siero, con appunto la pompetta così, e ha un profumo veramente di fiore, vabbè. Ma bello, 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 molto, mi è piaciuto veramente tantissimo e sicuramente lo ricomprerò, questo sicuramente. L'unica cosa che mi scoccia è, ecco, che mi sembra che io ero arrivata al limite proprio delle spese di spedizioni, se non erro, giusto per no, proprio per non pagarle, e di solito faccio sempre così. Quindi mi scoccia un pochettino il fatto che non è così reperibile su altri siti un po' più forniti, perché tipo Ecoverde, per esempio. Perché almeno si coglie l'occasione di prendere un po' di cose tutte assieme, anche di diversi brand, senza fare un ordine apposito per questi. Anche se a dire la verità ne vale proprio la pena. Io sono contentissima di questo ordine perché veramente con 40 euro mi sono portata a casa dei gioiellini. E niente, quindi questo è. Questa era la sua. Ecco, c'è da dire una cosa che un po' mi dispiace, ma il fatto che le confezioni sono veramente enormi rispetto a quello che poi è il prodotto all'interno. Però vabbè, ce ne faremo una ragione, vedete, c'è dentro tutta praticamente vuota però vabbè. Quindi questi due che sono quelli che ho provato, promossi per il momento, veramente ottimi. Poi, che cos'è? Allora, ah sì. Ho preso poi sempre un siero, famosissimo siero. Questo è quello di cui aveva parlato anche appunto Sara Cosmesi, ed è quello al ginseng e acai. Questo è un siero lifting, quindi diciamo antirughe. Questo contiene appunto ginseng, bio acai, bio rosa damascena, acido ialuronico sempre, aminoacidi, omega 6, e anche questo appunto è 95,6% di origine, ingredienti di origine naturale, no parabeni, eccetera, eccetera. Questo appunto è formulato per sempre pelli mature, ma in realtà comunque l'antirughe non è che si inizia a utilizzare per forza quando ci sono già le rughe. Io ho 31 anni, per cui voglio dire, posso iniziare benissimo ad utilizzarlo. Esattamente come l'altro che era comunque, c'era segnato che era per le pelli, vediamo nell'inglese cosa dice, per pelli normali e secche, però vabbè. Questo, scusate, non ve l'ho letto prima, rende la pelle elastica e liscia, vabbè, idrata e la mantiene giovane, dall'aspetto giovane, diciamo, vabbè. Mentre questo, appunto, formulato per pelli mature e sensibili. La mia è sensibile, non maturissima, però insomma 30 anni, voglio dire, le prime rughe ce le ho qua, sono piena di rughe, qua iniziano a venirmi, contorno occhi è segnato, quindi insomma. Questo dice che aiuta a,
come si dice, a rallentare il processo di invecchiamento. Vabbè, nutre, rende la pelle morbida, la rosa damascena la rigenera e gli dà un aspetto luminoso e insomma grazie a questo speciale complesso di ingredienti attivi aiuta a mantenere appunto la pelle idratata e gli dà questo effetto lifting. Questa ovviamente non l'ho ancora provata, ma ne ho sentito meraviglie, quindi sono sicura che mi piacerà. Anche questo appunto lo stesso packaging, quindi è fatto uguale, però ha una consistenza, non lo apro perché ovviamente poi mi parte la scadenza. Ah, ho detto una stupidaggine, ragazze, hanno PAO, non hanno scadenza ma hanno PAO. Bene bene bene, meglio, mi sono confusa. Questo ha un 12 mesi, questo è un 12 mesi, sì. Questo qui anche. Vedete che la confezione qua si vede del bianco, quindi a differenza di questo che invece ha una consistenza trasparente più gellosa, questa deve avere una consistenza invece più cremosa. Non ne ho idea, perché appunto è ancora chiuso, però così si vede che è più spesso, sembra come prodotto. Vedremo, vedremo, vedremo. Li mettiamo nella scatola intanto, così rimane al sicuro, perché poi la confezione è in vetro e ho sempre il terrore di rompere qualcosa. Della stessa linea, quindi sempre al ginseng e acai, ho preso questo contorno occhi. Anche questo appunto effetto lifting per il contorno occhi, contiene praticamente gli stessi ingredienti, in più ha Bio Green Coffee, quindi ginseng, acai e Bio Green Coffee, sempre acido ialuronico, coenzima Q10 e taurin, che non so che cosa sia, sinceramente. Allora, questo è appunto una crema per il contorno. Ah, lo zenzero, ginseng, certo, che stupida. Allo zenzero e acai, l'estratto organico di zenzero, l'estratto bio di acai, l'estratto di caffè verde ripristinano il tono e l'elasticità della pelle, rendendola fresca e riposata, aiutano a rallentare l'invecchiamento e hanno un effetto lifting. Ebbene, sì, questo è fatto così. Faccio vedere, anche qua c'è una scatola enorme, un sacco di cartone per questo. Vabbè. Una cosa molto positiva, questi più o meno venivano sui, allora i sieri sui 5 euro, più o meno, 4-5 euro, mentre il contorno occhi sui 3-4 euro se non sbaglio. Questa è una cosa molto molto interessante, carina, è che sono 20 ml e non i classici 15, quindi qua vedete 20 ml. E niente, insomma, ne ho sentito anche di questo parlare molto bene, quindi sono curiosa. Packaging comunque carino, mi piace più quello di Dr. Konopka's come packaging, perché appunto ha questo effetto un po', questo aspetto un po' vintage che mi piace di più, però anche questi devo dire che sono molto carini. Il pack in vetro dei sieri mi piace perché li rende un qualcosa di più prezioso, anche se appunto sono un po' più delicati, ma appunto quando qualcosa diventa delicato automaticamente è anche più prezioso. E niente, insomma, vedremo quando lo proverò. Sono murata di contorno occhi in realtà in questo periodo, quindi lo vedrete, non lo vedrete a breve, ecco, perché comunque ne ho 1, 2, 3, 4, 5 aperti e che cerco di alternare. Uno in realtà è un siero contorno occhi, quindi lo metto sotto e poi sopra metto gli altri, e due diciamo li ho per il giorno e due che uso di più la sera. Quindi comunque prima di finire quelli non aprirò altri contorno occhi. E niente, quindi questo qui. Poi, qua dovrò farle sparire in realtà queste confezioni. Che cosa c'è dentro? Ah,
Ah, questo è l'omaggio. E guardate che omaggio, è enorme. Guardate qua, cioè è enorme. Sono 300 ml. Questo è una crema corpo, si chiama Violet Rose Body Cream. Questo ha rosa organica e biovioletta, vitamina C. Omega 6, acido ialuronico, 98,1% di ingredienti naturali, no parabeni, no eccetera eccetera. Questa è crema per il corpo Violet Rosa, l'estratto organico di rosa, l'estratto bio di viola e un complesso di ingredienti attivi che aiutano a mantenere la pelle idratata, elastica, luminosa e giovanile. Applica una piccola quantità dopo il bagno o quando necessario. Vabbè, questa è l'etichetta che poi hanno messo loro. E questo appunto era in omaggio, ma è un omaggio super. E l'omaggio era se, non voglio dirvi una cagata, ma se non sbaglio, era se si acquistavano quattro prodotti appunto di natura estonica. Io appunto ne avevo già acquistati quattro, quindi nel mio carrello questa c'era. E poi vedo qua in realtà un altro prodotto, questo mi sembra che l'ho scelto io, ed è una crema matificante, sempre appunto di natura estonica. E questa è appunto matificante oil control Renaro per pelle mista e sensibile, quindi perfetta, è la mia. E con, vediamo se c'è una scritta in italiano qua, ma va là, figuriamoci. Vabbè, questa comunque ha Organic Iceland Moss. Beh, che cosa sarà? Guardando che sulle confezioni ci sono le immagini dei fiori, qua c'è l'immagine di un'alga, quindi magari è un'alga, non lo so. Più Bio Clear Sage. Quando l'avevo acquistato ovviamente me lo ricordavo, ora non più. Comunque anche questa acido ialuronico, vitamina E, coenzima Q10, 95,2% di origine naturale, eccetera, eccetera. Ovviamente ha la certificazione bio come tutti gli altri che hanno qua il simbolino e apriamola che così vediamo subito di cosa si tratta. A tutti sono stra mega imballati con questa roba qui che per aprirli ci si mette una vita e mezza, infatti gli altri che avete visto aperti era perché li avevo già tolti prima perché sennò stavo mezz'ora a litigare con queste confezioni. Esattamente. Questa è la crema. Ecco qui. Fatta così. Questo è un packaging molto molto semplice. Sono 50 ml, quindi formato classico crema. In barattolo, di cui io non vado pazza per questioni di igiene, ma in realtà mi piacciono comunque. Mi danno un effetto un po' più come se fossero un qualcosa di più prezioso quando le creme sono in barattolo. Ne ho alcuni in barattolo, ma non tantissime, ecco, ma comunque mi piace. Anche questa ha 12 mesi di PAO. E niente, questa l'ho presa perché ovviamente cercavo una crema per il mio tipo di pelle, quindi per pelle mista, che andasse a idratare, ma allo stesso tempo a opacizzare, quindi a tenermi sotto controllo lucidità della pelle. E questa è appunto Oil Control. E non è facilissimo, sinceramente, trovare creme di questo tipo. È molto più facile trovare creme idratanti, antirughe, eccetera, eccetera, ma specifiche per le pelli miste grasse, con buoninci non è facilissimo, ve lo assicuro. E il prezzo di questa mi sembra che fosse intorno ai 5-6 euro, anche questa sì, non di più, eh. Ma comunque calcolate 40 euro e io ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prodotti. Togliendo gli omaggi, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esatto, 9 prodotti. Sono 11 prodotti più il dentifricio fa 12. Togliamo il dentifricio, togliamo i due omaggi, sono 9 prodotti con 40 euro, quindi ottimo. E niente, quindi questa è la crema. Credo che la utilizzerò nel periodo estivo, quindi poi ne riparleremo.
E questi erano i miei acquisti natura e stonica. Passando a Dottor Konopka, se invece sono molto molto curiosa di provare anche questi prodotti, mi piacciono veramente tanto. Ho preso due contornocchi, potevo mai lasciare giù due contornocchi, ma che... E sono questi due. Allora, uno è Eye Cream Regenerating. Con praticamente un insieme di essenze, di erbe, tra cui angelica, e dice che va bene per pelli secche e sensibili. 98,9% di ingredienti di origine naturale, certificato vegan, certificato Cosmos Natural. Anche questo non ha scadenza specifica perché non vedo una data specifica. Non riesco a capire perché alcune volte sì, altre volte no. Boh. Questo ha un PAO di 12 mesi, esattamente. E è una crema appunto rigeneratrice. C'è qualche scritta in italiano? No. Comunque in inglese c'è scritto che nel piccolo diciamo studio del dottor Konopkas ha cercato di trovare il rimedio per ogni occasione con infusi, balsami, erbe e questa crema consiste in uno speciale di erbe, essence numero 49, che non so che cosa intenda, però vabbè, contiene vitamine, minerali, nutrienti per idratare e riparare la pelle intorno agli occhi, appunto combinate con l'estratto di angelica che aiuta a il processo, insomma, mantenere giovane la pelle, a rallentare il processo di invecchiamento. E attenuare insomma le piccole rughe. Ecco, cerchiamo di aprirla senza rompere tutto. E questo è il formato. Anche queste sono 20 ml, quindi super 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 convenienti questi prodotti anche a livello appunto di quantità, perché hanno un prezzo comunque basso per essere dei contornocchi biologici e di qualità, perché comunque un contornocchi ce lo potete trovare anche una decina d'euro, eh. Cioè io vado sul low cost, però potete trovarlo, ve lo assicuro, cioè lo sapete benissimo. E quindi comunque il fatto che abbia 20 ml non è affatto male. Un 12 mesi di scadenza, anche quello non è male, perché i 6 mesi con 20 ml, ciao, non li finite più. Mi piace tantissimo appunto il packaging, così con il disegno, forse è meglio come lo faccio vedere qua, della pianta di Angelica. Ecco qui, molto 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 carino. Anche qua siamo, secondo me, come prezzo intorno ai 3-4 euro. Bello, bello, bello. Poi l'altro invece è questo, invece è più anti, diciamo, occhiaie, quindi quello più specifico magari anti rughe, anti invecchiamento. Questo invece per borse, aiuta più a ridurre borse e occhiaie. Quindi se vogliamo tra virgolette classificarli, facciamo che questo è da giorno e quell'altro è da notte. Questo contiene l'erba numero 54, questa qui è la 49, questa è la 54, e camomilla, estratto di camomilla, e va bene per tutti i tipi di pelle. Vediamo poi che dice in inglese, vitamine, minerali, nutrienti, idratano, riparano appunto pelle intorno agli occhi. Estratto di camomilla che aiuta a ridurre le occhiaie e le borse sotto gli occhi, e cioè i gonfiori sotto gli occhi, e niente, rilassa, illumina lo sguardo. E questa è fatta così,
Anche questi appunto sono 20 ml. Molto molto carino anche questo il packaging. Mi ricordano veramente qualcosa di un po' vintage, non lo so, proprio come se li avesse fatti proprio il dottor Konopkas con le sue manine, mettere insieme le erbette, le robe, gli intrugli. È una cosa che mi affascina, quindi mi piace molto. Ovviamente devo ancora provarli, quindi vedremo, insomma, non vi so dire moltissimo al riguardo per il momento. Poi ho preso un altro siero, ovviamente non potevo farmi mancare un siero di dottor Konopkas. Anche questo, vabbè, packaging viola. Anche questo sì, idratante, smoothing face serum con estratto di violetta, questo qui, con 98,9% di origini naturali, certificato vegan e certificato Cosmos Natural. Questo è un siero, diciamo, appunto, che essenzialmente va a idratare la pelle, a rigenerarla, a ricostruirla. C'è tutta una serie di ingredienti e ha un'alta percentuale di vitamina E all'interno, appunto combinata con l'estratto di violetta, che aiuta a migliorare la texture e il tono della pelle e a migliorare le imperfezioni, oltre che appunto anche a idratarla. Quindi ottimo. Vi faccio vedere il packaging, che dovrebbe essere anche questo fatto con la pompetta, se non sbaglio, come quegli altri. Sono molto simili come tipologia di prodotti, come sono fatti, esatto. Eccolo qui. Questo è praticamente liquido, sembra molto molto liquido, non so se voi riuscite a vederlo da lì, mi sa di no. No, mi sa proprio che non si vede. Però rispetto appunto a Ginseng Acai, che è molto cremoso, è più simile, diciamo, a questo. Però questo è più gel, è più denso, mentre questo tra i due sembra proprio più liquido. Questo, anche questo, sono 30 ml, sempre fatto così con la pompetta. E nulla, sono curiosissima proprio di provarlo. Devo trovargli un posto dove metterli, in realtà in questo momento la mia preoccupazione dovrebbe essere anche quella. Poi ho voluto prendere, che mi ispirava tantissimo, questa maschera. Anche questo è un prezzo contenuto, ora non ricordo di preciso, ma insomma avete capito bene o male il genere di pezzi che potete trovare. Forse questa to 5 euro. Questa è un face mask pore refining, quindi una maschera purificante. Con, vediamo un po', rosmarino, olio di rosmarino, estratto di menta, altri ingredienti per appunto oily skin, quindi comunque pelli oleosa, miste e grasse, diciamo così. E aiuta appunto a pulire la pelle, a ripulire i pori, a idratare. Appunto detergerla, pulirla con appunto estratto di rosmarino, di menta che hanno questo effetto diciamo che dà tonicità ed elasticità alla pelle. Questa l'ho aperta ma non l'ho ancora utilizzata, è bellissimo il packaging, è la cosa più bella di tutte perché guardate com'è, sembra un tubetto di quelli di pittura, c'è troppo figo, guardate, stupenda. Volevo capire se da qualche parte c'è, esatto, qua mi mette almeno la scadenza, almeno posso buttare eventualmente la scatola perché ho tutto qua. Ecco qui, queste sono 75 ml. Top. Mi ispira tantissimo, non vedo l'ora di provarla. Mi sa di veramente qualcosa di efficace questa qui, non so come mai. Però ottima, ottima, ottima. Veramente cioè, mi piace tanto, tanto, tanto. Vi dirò. E per finire, ce l'abbiamo fatta. Oggi sono un po' rincoglionita e mi sono resa conto che non vi ho raccontato le cose proprio bene. Avrei dovuto fare questo video molto tempo fa e forse sarebbe stato un po' più esaustivo e un pochettino più completo anche di nozioni, ricordandomi magari quello che avevo letto in italiano sul sito, ricordandomi i prezzi, ricordandomi com'era
formulata la promozione, però tenete presente che comunque sul sito c'è tutto, quindi io ve li faccio vedere e ve li raccomando assolutamente, però ecco, poi sul sito vi potete informare meglio. Con appunto i prodotti di dottor Konopka, con l'acquisto, se non sbaglio, di 4 prodotti anche qua, sì, mi sembra 4, infatti ne ho acquistati 4, c'era in omaggio una crema anti-age viso. Questa è con lampone e va bene per pelli mature e secche, anche se, vi ripeto, stesso concetto anche degli altri prodotti che vi dicevo, cioè non è che non dobbiamo iniziare a curarci, quindi assolutamente sono curiosa comunque di provare anche questa. Solito 98,9% di ingredienti di origine naturale, vegan, cosmos natural, e vediamo se c'è qualcosa. Non ha una data, ha un PAO di 12 mesi e apriamola subito che voglio vedere il packaging interno com'è. È leggera però, quindi secondo me è di plastica come quell'altra. Vediamo un po'. Esatto, non è fatta uguale, però è di plastica. Ed eccola, vieni fuori, eccola qui, eccola qua, ed è questa qui. Sono 50 ml, quindi formato classico di una crema. Spero sia anche profumata e non vedo l'ora di utilizzarla. E nulla, per il momento questo è tutto. Io spero di, insomma, avervi mostrato qualcosa di carino, di utile, di avervi fatto un po' di compagnia. Io sono rimasta assolutamente soddisfatta da questo acquisto, perché comunque ho speso poco per dei prodotti veramente ottimi. Se le premesse sono quelle dei due prodotti che ho già iniziato a utilizzare, sicuramente farò un altro ordine, non a breve, perché purtroppo per fortuna ho veramente tante cose da smaltire, come vedete. Questo è tutto, io vi consiglio assolutamente il sito Bio Vita, vi consiglio di andare a dargli un'occhiata per vedere se trovate magari qualche promozione vantaggiosa anche voi. Sicuramente io vorrò provare altri tonici, perché comunque sono un prodotto che amo tanto. Con questo mi sono trovata bene e forse avrei dovuto, in realtà posso cambiare con un contorno occhi, che adesso sto esplodendo di contorno occhi, cambiarlo con un altro tonico, magari di un'altra tipologia, però al momento non ci avevo pensato, e siccome questi tre contorno occhi li volevo tutti e tre, alla fine ho rimediato così, ma sono contentissima assolutamente. E sono bella piena comunque di prodotti, ho una bella scorta, e gli omaggi comunque sono interessanti, molto interessanti. Il crema corpo magari mi interessa un po' meno, ma sicuramente è un omaggio veramente importante, perché sono 300 ml di crema corpo, quindi comunque è un bellissimo bellissimo regalo. E idem la crema antirughe, che comunque mi ispirava tanto, questa qua di dottor Konopka al lampone, per cui sono contenta anche questa che ci fosse stata negli omaggi. E nulla, per il momento è tutto, sicuramente quando li avrò provati vedrete poi video specifici con recensioni e quant'altro. Per il momento è tutto, un bacione, al prossimo video, ciao ciao!